Eccoci qua, buongiorno a tutti, ben trovati. Oggi è veramente un grande onore avere con noi un enorme attore, e non lo dico certo così, come si dice, perché Luigi Di Berti è un volto popolarissimo di cinema, teatro, televisione. Tra l'altro oggi ho letto anche uno dei doppiatori di Arancia Meccanica, vabbè, insomma, tra le altre cose, ma a parte questo, proprio un volto molto popolare. Che ha un progetto molto interessante di cui ci parlerà adesso. Volevo solo ricordare qualcosa di Luigi Di Berti, che ringrazio per essere qui con noi. È un grande piacere, appunto, nel cinema. Lavori con Mauro Bolognini, con Dino Risi, con Michelangelo Antonioni, con Cito Maselli, con Petri, Elio, insomma, Elio Petri, Bert Luigi Müller, e anche Ferzan Ospetek. Quindi, insomma, anche ne ospite, sì. abbiamo un volto molto popolare anche in televisione sulle varie fiction di successo, quelle più famose. L'abbiamo visto un po' dovunque, quindi insomma un volto appunto popolare. Niente, adesso parliamo del progetto che Luigi ha in corso con Argo Produzioni, con la regia di Francesco Frangipane, che è su un personaggio particolare di cui adesso ci spiegherà. Il personaggio è Elio Trenta, che visse nei primi anni del Novecento, morì giovanissimo. Adesso magari Luigi ci spiega chi è e poi andiamo magari nel dettaglio anche sul progetto. Va bene, allora, Elio Trenta nasce nel 1913 e muore nel 1934, dunque a 21 anni. E in questo breve arco di vita, oltre a lavorare nella bottega di suo padre, che era un elettricista detto Peppe della Luce, così lo chiamavano, inventa e, come dire, inventa il cambio automatico per le automobili e lo fa registrare presso quello che allora era il Ministero delle Corporazioni. C'è su internet, si riescono a trovare ancora queste testimonianze, no? È una storia incredibile perché un ragazzo di 21 anni in un paesino al confine dello Stato Pontificio, prima del Granducato di Toscana, il confine, pieno di chiese, pieno di possedimenti degli arcivescovi, dei preti, eccetera, eccetera. Non c'è università, non c'è licei all'epoca, ora c'è un liceo, prima non c'era, e si inventa il cambio automatico per le automobili, che è una cosa. Cioè, è un'invenzione come, insomma, il telefono, come Meucci, insomma, è un'invenzione gigantesca. E lo brevetta, ma poi non riesce a sfruttare niente. Perché? Perché muore. Muore a 21 anni di tubercolosi. Si chiamava all'epoca il mal sottile, lo chiamavano. Era il male dell'epoca, francamente. La gente moriva di tubercolosi così come l'anno scorso morivano di Covid a Bergamo, insomma, tanti, tanti, tanti. E la storia è abbastanza singolare perché questo ragazzetto che ha 21 anni quando muore fa portare addirittura, fa proporre, noi l'abbiamo fatto, l'abbiamo, noi abbiamo inventato un incontro fra lui e Giovanni Agnelli, senatore Agnelli. In realtà non si sono incontrati, però sappiamo che il progetto di cui era portatore Elio Trenta è stato presentato alla Fiat, è stato fatto avere alla Fiat, che lo ha all'epoca trovato inadatto alla sua programmazione professionale. Perché? Perché in realtà è anche comprensibile da un certo punto di vista, perché il cambio automatico sottrae potenza e all'epoca la corsa era a correre, quindi a utilizzare tutta la potenza, non a ridurla. È anche comprensibile quindi che ci sia stata una, come dire, qualche perplessità che è finita con il far naufragare questa ipotesi. A quel punto però è successo che è passato nel dimenticatoio, tutto questo si è perduto. Cioè, Elio Trenta è come se non fosse mai vissuto, come se non avesse mai fatto niente. Io ho visto la sua cappella, la cappella al cimitero di Città della Pieve, una sfilza di Trenta, Trenta Giuseppe, Elio, eccetera, eccetera. Una cappella molto delabrè, molto lasciata un po',
così speriamo che non crolli, ma insomma, diciamo non molto accudita. E è rimasto in vita un nipote di questo Elio Trenta, il figlio del fratello minore di Elio Trenta che si chiamava Ariosto, detto Ario. Vabbè, insomma, tutti questi particolari noi li abbiamo utilizzati nella scrittura del nostro pezzo, che è venuto anche divertente, francamente, perché insomma ci sono delle invenzioni. Insomma, è un pezzo che mi diverte recitare, francamente mi diverte recitarlo. Adesso dobbiamo ancora stabilire se farne una sostanziale lettura senza copione oppure con un copione appoggiato lì come dire, per sostegno morale oppure farne un personaggio. Forse è meglio farne una lettura. Dobbiamo lavorarci con Francesco Frangipane, domani cominceremo a lavorare attentamente a questo. Bene, Francesco, adesso tocca a te farmi delle domande, vediamo di. Ma quindi Luigi, cioè la scelta, l'idea di fare di concentrarsi su un progetto così, nasce cosa, dalla Sì. curiosità verso un personaggio, di questo tipo, dalla Beh, lungimiranza? in realtà nasce. Appena io ho saputo la notizia che a Città della Pieve era vissuto un ragazzo che aveva inventato il cambio automatico per automobili, ho detto: ma allora sono scemi a Città della Pieve, ma è possibile che non lo sappiano che hanno un personaggio così e non fanno niente? Neo profeta in patria, insomma, voglio dire, è una cosa che non sta in piedi, anche perché a Città della Pieve non c'era soltanto Elio Trenta in quegli anni. C'era Elio Trenta, ma c'era anche un tale che si chiamava Ingegner Piazzai, ed è colui che ha inventato, che ha progettato il transatlantico Rex. Oh, il transatlantico Rex, non una cosetta, capito? No, è una roba che a uno se ci pensa dice, un genio era. In effetti è così. E parliamo anche di lui, ma parliamo anche di lui perché mettiamo in contatto Elio Trenta con il grande ingegnere Piazzai. E, vabbè, insomma, è un gioco teatrale anche questo. Abbiamo trovato il modo di raccontare una storia per raccontare un personaggio veramente vissuto che ha fatto una cosa importante. Allora, la prima reazione che ho avuto quando io ho avuto la notizia è stata quella di dire: ma compaesani miei, siete, come dire, ciechi? Oppure avete gli occhi foderati di pelle di salame, non volete sapere le cose. È vero, c'è il Perugino alla Pieve, per carità, Perugino, ci inchiniamo al Perugino, grandissimo pittore, cioè, però non è soltanto lui, ci sono anche altri personaggi che sono importanti. Questo è uno dei personaggi importanti. E a quel punto abbiamo pensato, invece di fare un'invettiva, di fare un monologo teatrale, ecco. La cosa mi dice, per fare una battuta, che tu sei un fruitore del cambio automatico, quindi sulle auto, o no? No, no, non è vero. Io devo. No, no. No. Mio figlio c'ha la macchina col cambio automatico. Mio fratello c'ha la macchina. Io no, io c'avevo prima, seconda, terza, quarta, quinta e sesta. Ma mica peraltro, perché non mi è mai capitato, insomma. Ma in realtà ho guidato macchine, automobili con il cambio automatico che vanno benissimo. No, no, per carità. Beh, era una No, no, va battuta bene, va bene. naturalmente. Il testo, Certo. diciamo, è Però, scritto. Francesco, ho una Fiat io, una Fiat. Quindi quello che la Fiat ha rifiutato, io ce l'ho. Vedi, c'è sempre qualche sorpresa. Il testo è scritto con Gian Mario Pagano, che anche lui a sua volta è un personaggio un po' particolare, vero? Sì. E questo Lui perché. è un. Non ti sento, non ho sentito, scusami. Questo ce lo dici tu, perché è un personaggio particolare, Gian Mario Pagano. Perché Gian Mario Pagano è un prete, è un presbitero, è un insegnante di religione in una scuola romana non so quale, insomma, o in più scuole romane non so quali, insegna religione. Però è anche uno sceneggiatore, è anche uno scrittore, è anche uno che sa scrivere per il cinema. Infatti lui fa parte della scuderia che mio figlio rappresenta, insomma, mio figlio fa l'agente, e mia moglie faceva l'agente, e lui è anche il prete che ha officiato la cerimonia di quando mia moglie è morta, insomma.
Insomma, mio figlio mi ha detto, dice, papà, ma perché non chiedi a Gianmario se ha idea di scrivere qualche cosa? Vabbè, l'ho chiamato Gianmario e gli ho detto, io avrei un'idea. Dice, ma tu pensa a te, sai che io pensavo di scrivere un monologo per il teatro? Ma dico veramente? Sì, davvero. E ti interessa, ti incuriosisce questo argomento? Sì, per Bacco, sì. E da quel momento lì in poi ci siamo messi a lavorare, abbiamo lavorato insomma, a lungo. Eravamo pronti l'anno scorso a debuttare a marzo. E poi c'è stato il Covid che, come tutti sappiamo, ha bloccato ogni cosa, insomma. Quindi Adesso adesso speriamo che i teatri. anche voi proverete ovviamente a distanza per ora, sì. Beh, no, io sono stravaccinato. Sono vaccinato, ho fatto già i due vaccini. Ma non è tanto questo, quanto il fatto che, avendo lavorato durante tutto il periodo, diciamo da giugno dell'altro anno fino a dicembre su una fiction con la mia amica Elena Sofia Ricci, in realtà facevamo tamponi a go-go. Io ne avrò fatti almeno 20, ma almeno 20 tamponi, e infatti la produzione non si è mai fermata, era insomma era organizzata molto bene, anche se ci sono stati un paio di episodi di colleghe in questo caso che hanno avuto problemi. Una ragazza in particolare che non aveva niente è andata in Sardegna durante le vacanze di Natale ed è rimasta fottuta a causa del Covid, ma lei non ha fatto nessuna cosa così azzardata, è andata così, l'ha beccato e basta. Non ci siamo mai fermati perché Francesco Vicario, un altro Francesco, guarda caso, Francesco Vicario, il regista di questa fiction, è un uomo di grande sensibilità, di grande intelligenza, che facendo molta fatica è riuscito a variare il piano di lavorazione a seconda di chi aveva a disposizione in quel momento, per cui non abbiamo mai perso un giorno di lavoro. È stato molto, molto, molto bravo. Ma sai, lui è uno che, Vicario, è uno che gira pensando già a come monterà. Ha già in mente il montaggio che vuole fare e dunque lavora con, come dire, non perde mai tempo, non sciupa mai un Un attimo. certo sistema. E È un sistema, d'altronde c'ha molta esperienza. Ecco. la fiction vabbè, ovviamente per la cronaca è che Dio ci aiuti, vero? Sì, numero 6, sì. Numero 6. Io sono un nuovo entrato perché non avevo mai partecipato a questa cosa. Faccio il papà di Elena, un papà che ormai è finita, si può dire, un papà un cattivo, insomma, uno pessimo, francamente, un personaggiaccio. Però mi divertiva molto farlo, sì. Mentre sempre il progetto su Elio 30, intanto ha un titolo, il progetto, lo spettacolo su Elio 30 ha un No, si chiama E maiuscolo punto T maiuscolo punto. Poi tra parentesi Elio 30. È un po' ruffiano il titolo perché ET ricorda vagamente qualche cosa dei tempi passati. Però è scritto maiuscolo e poi viene, come dire, esaltato dalla parentesi che Elio 30 apre e chiude la parentesi. Quindi non però un pochino ruffiano lo è il titolo, però va bene, insomma, va bene. Certo. Sì, ha questo titolo. Elio 30, vecchi. E adesso quando è che dovrebbe vedere la luce e Quando posso. in che condizione? Cioè, avete già un'idea di dove debuttare? Anche di dove debuttare? La mia idea primaria era quella di debuttare a Città della Pieve, francamente, anche perché mi piace, io abito a Città, abito, diciamo che ho casa a Città della Pieve da 30 anni. Quindi mi sento in qualche modo anche pievese, tra virgolette pievese, anche se faccio parte di quelli inurbati che arrivano da fuori, insomma, no, non sono nato lì. Però mi piacerebbe farlo lì perché io ho regalato praticamente l'idea, il progetto alla municipalità. Ho detto, e mi veniva in mente proprio oggi mentre tornavo da Città della Pieve a Roma, e dicevo, ma io sono contento, in qualche modo io sto talmente bene a Città della Pieve che mi fa piacere anche regalare qualche cosa a Città della Pieve. No, no, non è che faccio il filantropo, per carità, però è un sentimento di gratitudine che ho verso un luogo che mi ha accolto intanto con un panorama veramente, a mio avviso, travolgente. A me piace molto l'Umbria perché
Questa è un'Umbria non bianca, bianca nel senso delle pietre, dei colori, è un'Umbria rossa, ancora, è un'Umbria che ha i mattoni di Fornace, gli intonaci, ricorda molto. Una delle ragioni per cui ho scelto di abitare lì, di vivere lì, è anche perché mi ricordo un pochino il paese in cui è nata mia madre. È nata in un paesino del Piemonte con mattoni di, dove era, che era costruito con mattoni di Fornace, quindi rosso. E questa è rossa, in più è cinta da mura, è medievale, è molto gradevole, molto bella, insomma è un posto che mi piace, insomma vorrei debuttare lì, però non voglio debuttare in teatro. C'è un teatrino molto carino che si chiama Teatro degli Avvaloranti, che è bello, ma è piccolo, è molto piccolo, quando è pieno tiene dai 150 ai 180 posti, ora con le restrizioni che ci sono adesso, puoi mettere insieme 40 persone, non di più. Sì. Non lo voglio fare, non lo voglio fare in teatro. Posso sempre poi farlo quando saremo liberi di muoverci diversamente, di muoverci diversamente. Al momento no, però ci sono dei posti, ci sono dei luoghi dove si può fare. A me era venuto in mente addirittura, mi sarebbe piaciuto tanto farlo in una saracinesca d'officina. Cioè aprire la saracinesca di un garage e comparire Elio 30 che racconta questa cosa con la gente fuori. Mi piacerebbe molto questo. Chissà, non lo so, vediamo. Non drive-in, non con le macchine, però un'officina che improvvisamente, invece di aprire a una macchina che entra, apre a un personaggio che esce e va incontro. Beh, che sì. Non è male. No, non è male per niente, anzi sarebbe di teatro originale sicuramente. Sai Francesco, il teatro è fatto tra chi parla e chi ascolta, basta che si vedano, basta che ci sia presenza, ecco, ci vuole la presenza, non si può fare per telefono o per streaming, non si può fare così, per la televisione così non si può fare teatro, non passa... Non passano sfumature, non passa energia, non passa empatia, non passa fluido. Bisogna esserci col corpo, con le orecchie, con gli occhi, con la pancia. Vabbè, insomma, sì, è la mia opinione. Per un lavoro un po' particolare, molto diverso dal cinema e dalla televisione, chiaramente, che ha tutti altri sistemi. Poi tu li hai frequentati molto, quindi sai molto meglio di me di cosa stiamo parlando. Senti, parliamo anche di diritti degli attori, no? Sì. Di come insomma è la situazione al giorno d'oggi, che è abbastanza traballante, mi sembra di capire, no? La categoria sì. Insomma, Francesco, noi siamo dei precari istituzionali. Precari istituzionali. Cioè, chi di noi riesce a lavorare, insomma, diciamo che su quanti saremo, non so, 2500, 3000, non so quanti siamo, francamente, siamo tanti. Di questi tanti, 50 vivono clamorosamente bene, 200 vivono molto bene, altri 200 campano con onestà, gli altri campano veramente male, proprio male, attori. Ma poi insieme agli attori ci sono tutti quelli che collaborano con gli attori, vale a dire i tecnici, le maestranze, le sarte, i macchinisti, gli elettricisti, i fonici, quelli che fanno i video, quelli che costruiscono le scenografie. Insomma, diciamo che Franceschini ha fatto molto male a chiudere i teatri, molto male, molto male, molto male, ma molto male. Ministro della Cultura, vabbè. Non voglio fare commenti pubblici, non li voglio fare. Ho fatto molto male. Anche perché, francamente, finché sono stati aperti non c'è stato nessun guaio, nessuno. Al cinema, per esempio, io sono andato al cinema durante il Covid, quando era ancora possibile andare, e non è successo mai niente, mai. C'era poca gente in sala perché l'ha distribuita come se fossimo piantati, del Gran Turco piantato non in un campo, ma in 20.000 campi la semente di un campo. Ecco, quindi non c'era proprio trasmissione di niente, mascherine, tutto quanto. Ha fatto molto male a chiudere musei, cinema e teatri, molto male, molto male. Ma è un politico,
È un politico, che vuoi Quindi fare? è quasi, come si dice, quasi d'ufficio che ci si scontri sempre con la politica e che la politica spesso non capisca alcuni aspetti, sì, proprio Vabbè, perché non li conosce. Francesco, io non mi occupo di politica perché sono un incompetente in politica e dunque non mi permetto di esprimere giudizi, però opinioni ne ho, francamente, opinioni ne ho. E la politica, insomma, diciamo che non mi dà grandi soddisfazioni. No, no, francamente no. No, Senti Luigi, nessuno. abbiamo circa 7 minuti di conversazione Va ancora. Ti bastano per parlare bene. del progetto oppure vuoi approfondire ancora? No, ma guarda, se ti sembra che la conversazione abbia avuto il suo senso, fermiamoci anche così. Io ti mando il link e tu aggiungi alla conversazione quello che scegliete insieme a Maurizio del link. Oppure siamo andati in diretta noi? Noi No, siamo in no, no, diretta. stiamo registrando e quindi questa cosa andrà vista nei Fantastico. prossimi giorni. Bene, allora secondo me se la chiudiamo qui, se ti sembra che sia sufficiente quello che ci siamo detti, non parliamo dei miei progetti futuri, lasciamo perdere perché c'ho tante cose, ma finché non stai girando non sai che giri e finché non hai debuttato non sai che cosa farai. Quindi lasciamo perdere. Adesso pensiamo, io sono molto legato a questo progetto degli 30 e voglio andare fino in fondo. Detto questo, chiudiamola qui, grazie per la conversazione. Io ti mando il link della ripresa che abbiamo fatto, ma è una ripresa, come dire, non raffinata, è una ripresa. Scegli dei punti dove non, la mia memoria è ancora imperfetta, però insomma, diciamo, scegliete delle cose, poi tu la aggiungi e così chiudiamo i 7 minuti che avanziamo, va bene? Certo, ma quelli possiamo anche aggiungerli perché poi non abbiamo fretta. Io volevo che parti. Beh, a me sembra sì, comunque interessante perché sicuramente incuriosiremo un po' di persone ed è quello che volevamo fare tutto sommato. No? Quando Va bene, Maurizio Panici stesso mi ha parlato del progetto, che poi io sono andato a vedermi quello che trovavo su internet, mi sono anch'io incuriosito, mi sono appassionato ed è stato quindi bello approfondire la cosa. Io penso che questa bene, la faremo sicuramente, la diffonderemo questa curiosità. E volevo va farti bene, io spero di dirti, un'ultima sì, domanda sulla drammaturgia contemporanea, sì. che secondo te è importante come fare i classici? Cioè, ha la sua bella importanza? E quanto? Ma certo che ha la sua bella importanza. Io ultimamente ho avuto una proposta alla quale ho dato la mia adesione, poi vediamo se si concretizzerà, di una compagnia di giovani bravi che mi ha chiesto se ero disponibile a fare intanto un testo di una trilogia di un autore americano che si chiama Aaron, non mi ricordo il cognome, il quale ha scritto... Ha riscritto tre testi di Chekhov, il Gabbiano, Ziovania e Tre Sorelle, mi pare. Ora io sono stato interpellato per il Gabbiano, però è una scrittura moderna, è una scrittura, io non lo conosco, non l'ho ancora letto perché non è ancora tradotto in italiano, bisogna che me lo mandino in inglese e che io faticosamente mi metta lì a leggerlo in inglese. Però è una drammaturgia modernissima questa. Anni fa c'era la Kane, la Sarah Kane, insomma, io devo dire mi sentivo impreparato a quella scrittura. Diciamo che, ma io sono giurassico oramai, però diciamo che ho la disponibilità mentale a fare anche delle cose rischiose. Ecco, mettiamola così. Quindi la drammaturgia contemporanea ben venga, però bisogna che abbia qualcosa da dire che sia dicibile quello che vuol dire. Ecco, e questo è importante anche che sia detto da un attore della tua generazione che ha fatto cose straordinarie e questo lo sanno tutti. Eh no, ma lo sanno tutti, è un dato di fatto. Il Va volto bene, va parla, il bene. volto e l'esperienza, insomma. Allora, va bene, la chiudiamo qui, Francesco, va bene? Grazie della conversazione. Grazie mille Luigi ancora e Ciao. a presto Ciao. e un grande Va abbraccio. bene.
Grazie. Grazie, ciao. Grazie a te, ciao. Ciao. Anche al pubblico, arrivederci. Ciao, arrivederci. Quanto mi piace la mia città. Quando la guardo, sì, io ogni tanto la guardo ancora da dove sono adesso, con tutte le curve del paesaggio che sembrano tante donne nude sdraiate nello stesso letto, con il campanile che ci fa l'amore con quei corpi sinuosi, con le torri, con le case, con la gente. Uno spettacolo che ti fa venire voglia di non andare più via, almeno finché non muori. E allora, beh, allora devi andare via per forza. Con me, no, non c'è dubbio. La malasorte ci ha preso un po' la mira, però non mi lamento. Su questo non mi ha detto male. Ho vissuto poco, ma ho vissuto a Città della Pieve. Città della Pieve. Io ci sono nato a Città della Pieve. Ed è stata forse l'unica vera botta di fortuna della mia vita. Breve, ma sì, una vita breve. Ma del resto oramai sono solo un fantasma. Un po' come Virgilio, no? Oh, ma già fui, quella roba lì, l'abbiamo già sentita. Niente, niente di cui preoccuparsi. La mia è una città bella, no, non l'unica, è ovvio, ma bella speciale, di quelle bellezze che non ti lasciano in pace, ti svegliano, ti eccitano, ti scombussolano tutto. Ma almeno a me le cose belle fanno questo effetto perché hanno una magia. Ti fanno vedere cose nuove che nessuno ha mai visto perché magari non esistono, o meglio, ancora non esistono, la chiamano fantasia. Se uno ci crede troppo la chiamano anche follia, ma io preferisco chiamarla fantasia, le cose della fantasia. Quando le dicono i matti o i geni che chiamano matti, ti fanno scrollare le spalle e dire: ma che serve? A che serve quella roba lì? Non esiste. A che servono gli unicorni? Ma non ci sono mica soltanto gli unicorni, i draghi o i cavalli alati in quel mondo lì, nel mondo delle belle pensate. Se sei uno come me, uno che non si accontenta perché la vita così com'è ti ha un po' inguastito e allora non rimani imbambolato a guardare, allunghi la mano, ti sporgi fino a farti male e un'ombra, una cosa qualunque del mondo delle fate, la afferri, la rapisci, la porti sulla terra, la sporchi di polvere e fango o magari la metti lì da una parte. Insomma, io stavo lì, a Città della Pieve, e oramai quasi 100 anni fa, eh? Bello come adesso.